Una festa non per festeggiare, ma per celebrare questo prodotto unico al mondo che ci invidiano da tutto il mondo, che è appunto il pomodoro San Marzano. Il pomodoro San Marzano è l'eccellenza che nasce alle pendici del Vesuvio in 41 comuni della zona dell'agro Sarnese Nocerino e dell'agro della Cerrano. È il loro rosso della Campania, se non dell'Italia, ed è stato celebrato con l'evento Il Mio San Marzano all'interno dello stabilimento Solania, azienda leader nel settore della trasformazione del pomodoro, sita a Nocera Inferiore. Questo pomodoro che oggi il mondo della pizzeria di qualità, della ristorazione di qualità, sta riscoprendo, oggi non potevamo che celebrarlo perché è la conclusione di un frutto che abbiamo lavorato, trasformato e che oggi sta nella cosiddetta boatta di pomodoro per far sì che i consumatori possano assaggiare il nostro pomodoro San Marzano. L'evento, organizzato da Renato Rocco, direttore della Buona Tavola Magazine, e promosso proprio da Solania in collaborazione con il distributore Perrella, ha premiato tutti i grandi e piccoli imprenditori, terricoltori, pizzaioli e ristoratori per l'impegno profuso nel valorizzare la propria terra. Una terra di lavoro troppo spesso limitata alla definizione di terra dei fuochi. Il problema della terra dei fuochi non è certo un problema campano, oramai le analisi sono state fatte e direi che invece c'è una grandissima eccellenza dell'ortofrutta di cui il pomodoro San Marzano è la punta più avanzata. La serata, presentata dalla conduttrice Veronica Maia, ha coinvolto anche l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, diretto dal dottore Antonio Limone, e nell'ottica di consolidare i risultati raggiunti e guardare al futuro, la Federico II. Tra qualche anno gli agricoltori, cominciare da quelli che lavorano con il San Marzano, avranno a disposizione tante nuove tecnologie e la possibilità di crescere e di essere ancora più competitivi. Quindi un momento molto favorevole da sfruttare insieme, l'università, il mondo del lavoro insieme. Il pomodoro San Marzano si afferma su questo territorio per la sua qualità. Sostenerlo a vantaggio di una produzione che arriva in tutto il mondo credo che sia un'opera molto interessante che la Regione Campania deve fare in modo tale che tutti i produttori di questo territorio ne possano trarre giovamento. Un'agricoltura intelligente che valorizza le proprie produzioni, questa è la prospettiva.